Enrico Fubini, tu che hai studiato attentamente il piano, ritieni che siano fondate le considerazioni che fa Ponti? Stiamo facendo delle opere dannose per l'ambiente, inutili per chi si vuole muovere, e il ponte sullo stretto è solo una fonte, una foglia di fico. Voglio sentire Fubini. Ma io credo, allora, vanno dette alcune cose, come dire, da premettere. La prima è che l'alta velocità al sud, di cui appunto la Salerno-Reggio Calabria è una delle diramazioni, non è un piano del recovery, è un piano che è stato messo dentro il recovery, che c'era già. E fa parte di quei famosi, di quella famosa quota, credo attualmente di qualche decina di miliardi di investimenti che erano già previsti e che adesso è previsto che siano finanziati con i fondi europei. Ok, ma Federico, è giusta quella opera secondo te o è non giusta, come dice il professor Ponti? Allora, adesso rispondo anche alla domanda, perché diciamo, mi interessa fare il tifoso pro o contro, però mi interessa anche cercare di mettere un attimo in prospettiva quello di cui stiamo parlando. Secondo punto, ci dobbiamo mettere d'accordo: o hanno ragione le regioni meridionali che si lamentano, dati alla mano, che gli investimenti in infrastrutture in questo paese sono andati molto più al centro e soprattutto al nord che al sud, e che dunque c'è stata una distribuzione di risorse alla rovescia, verso chi aveva di più piuttosto che verso chi aveva di meno, o hanno ragione loro, oppure ha ragione Ponti. Certo. Ora, tutte queste valutazioni che si stanno facendo sui treni vuoti sono a livello di domanda esistente. E effettivamente anche la domanda di trasporto sull'autostrada del sole probabilmente, certo, non giustificava in quel momento la costruzione dell'autostrada del sole. Allora, questo è molto interessante, e perché se uno aggiunge offerta, viene anche la domanda. Dunque, diciamo, possiamo accettare il sottosviluppo e non avere infrastrutture adeguate, perché la considerazione è corretta. Fermiamoci, che dobbiamo andare in pubblicità. Ponti, è chiaro, io non lo prendo il treno se ci metto 5 ore, ma se c'è un'offerta competitiva, magari lo prendo. Prendiamo un attimo fiato.